Grazie a tutti per essere qua. Io sono Michelangelo Berti e in parte che coordino le attività di marketing, sì, di marketing comunicativo operativo. Ho un background tecnico, quindi non vi parlerò di roba marketing, vi parlerò di qualcosa che ho toccato con mano. Sono RHCSA ed RHCVA. Qua con me oggi c'è l'ingegner Francesco Massafra di TIM, che è il nostro... che è il nostro referente per il progetto che insieme noi di Partech, TIM e gli amici di Red Hat stiamo realizzando per abilitarli a diventare un cloud provider di nuova generazione, se così si può dire. Vediamo rapidamente chi è Partech. Siamo un software infrastructure system integrator, siamo presenti sull'area romana e su area milanese e abbiamo un portfolio d'offerta che è fatto di prodotti, soluzioni e servizi che spaziano dagli ambiti come la business intelligence, l'infrastruttura IT di cui parliamo oggi e le soluzioni verticali per il mercato finanziario. Rispetto ad altri competitor ci contraddistinguiamo per la proposizione al mercato di servizi professionali altamente qualificati e di soluzioni cross market innovative. Questa è una di quelle perché non è solo un'installazione di un prodotto. Abbiamo da sempre la convinzione che l'open source sia uno strumento che aiuti i nostri clienti a mantenere un elevato livello di autonomia nelle scelte tecnologiche. Di fatto siamo promotori di queste tecnologie, la nostra presenza qua oggi non è casuale e siamo convinti che queste tecnologie gli aiutino fattivamente a evitare di cadere nella trappola del vendor lock-in, investendo quindi le proprie finanze più sulle competenze che sulle licenze prodotto. Il rapporto con Red Hat è ormai di lunga data, collaboriamo da circa 11 anni e siamo considerati dei veterani del cappello rosso. Iniziamo quando Red Hat non era l'azienda da 2 miliardi e passa di dollari che è oggi, era una realtà molto più piccola, non tutti pensavano che una piattaforma come Red Hat Enterprise Linux potesse rappresentare un oggetto enterprise ready. Iniziamo all'epoca con le soluzioni di HA come il Global File System, ci siamo pian piano evoluti verso ciò che è il middleware e la recente cloud infrastructure. Ad oggi siamo tra i 5 Red Hat Premier Business Partner in Italia e siamo in questo momento il primo e per ora l'unico, durerà poco purtroppo, partner con specializzazione sul cloud infrastructure. Quindi copriamo ad oggi, oltre l'infrastruttura tradizionale, andiamo a coprire tutto ciò che è OpenStack, OpenShift, CloudForms e così via. Questa slide mostra una piccola parte dei nostri clienti. Come potete vedere, copriamo principalmente i mercati telco e finance, ma non solo. Possiamo vantare delle importanti collaborazioni con dei large system integrator italiani, ma abbiamo anche una serie di clienti sparsi per altri mercati, la sanità, la pubblica amministrazione e così via. Lascio adesso la parola a Francesco Massafra che vi racconterà una parte del progetto. Prego. Buonasera a tutti, sono Francesco Massafra, in team ho responsabilità delle architetture dell'ingegneria, delle architetture di cloud e di hosting per il mercato business, quindi la prima focalizzazione è questa, cioè noi lavoriamo per costruire un'offerta al valore per i nostri clienti enterprise, quindi non stiamo parlando delle esigenze di una telco, ma stiamo parlando dell'offerta di un service provider verso una comunità di clientela, customer base, che può essere di small o class enterprise, quindi abbiamo un portafoglio come team abbastanza variegato, all'interno del quale stiamo introducendo i nuovi paradigmi di cloud utilizzando il flavor dell'offerta Self Data Center. Cosa significa Self Data Center? Self Data Center è l'offerta che TIM ha posizionato per chi della sua customer base vuole costruire il proprio data center from scratch, non vuole profili, non vuole modelli di servizio costruiti da un provider, ma vuole avere le mani libere, vuole costruire le proprie regole, i propri modelli, le proprie compliance, utilizzando quelle che sono di fatto le risorse che Telecom Italia, TIM, rende disponibile in modalità RAW, detta in maniera molto marketing. Il cliente acquista storage, CPU
e RAM in quantità, che pagherà in modalità per più use, man mano che lo utilizzerà, man mano che costruirà il proprio virtual data center all'interno di modelli che noi come service provider non in nessuna maniera obblighiamo verso il nostro cliente, ma garantiamo quei livelli di robustezza, affidabilità che vedremo poi successivamente, mettendo a fattor comune la nostra customer base, la potenza di fuoco dei nostri 6 data center distribuiti su tutta l'Italia, collegati fra di loro con una rete dedicata, una rete che non è la rete di backbone di Telecom Italia, ma una rete dedicata all'interconnessione dei singoli data center. In questo modello stiamo introducendo OpenStack. Perché OpenStack? Perché OpenStack è la storia che tutti i nostri clienti stanno affrontando. Quindi, come abbiamo accompagnato con l'offerta Self Data Center, che è un'offerta che già esiste, sta evolvendo, noi abbiamo svariate migliaia di macchine virtuali nei nostri clienti, sui nostri data center, solo sull'offerta Self Data Center. Di fatto siamo il primo provider italiano con decine di migliaia di macchine virtuali in hosting, in housing, piuttosto che in cloud presso i nostri data center. Cosa significa OpenStack? Significa OpenStack accompagnare i nostri clienti verso i livelli di flessibilità e scalabilità che in qualche maniera la tecnologia promette nei confronti di chi vuol cambiare il proprio paradigma tecnologico, dove la macchina virtuale non è più l'elemento di base del proprio sviluppo dei servizi, ma il concetto dell'applicazione diventa il driver. Per quanto ci riguarda, come team vediamo un elemento fondamentale, lo vedrete nelle nostre offerte non soltanto di hosting ma anche quello mobile, la disponibilità di API, quindi di strumenti dedicati ai nostri sviluppatori, quindi dedicati ai nostri partner, per poter costruire il proprio modello di business. Quindi team come telco provider, come service provider, rende disponibili gli strumenti che vengono dati alla flessibilità e alla capacità della nostra customer base di costruire i propri modelli di business. Evitiamo le facce, ahimè non ci pagano in base alla bellezza, quindi vi vedete le facce che troviamo a disposizione, ma questo dà in qualche maniera visibilità di un modello che in qualche maniera non è inventato, non siamo newcomer che vengono a vendere una tecnologia, il nostro modello non è questo, il nostro modello è trasformare la tecnologia in un servizio, in un modello strutturato, quindi in un modello pensato per il cliente, dove l'elemento tecnologico viene declinato, come scritto nelle slide, in termini di affidabilità, robustezza. Vedrete nelle slide che in qualche maniera poi Michelangelo esporrà, la nostra scelta non è banalmente prendo la macchina, prendo il server, installo OpenStack e via, ho risolto il mio problema. Noi stiamo mettendo una realtà OpenStack all'interno di infrastrutture screcciate, data center screcciate sui nostri poli principali, oggi Milano e domani Roma, quindi avremo doppi data center collegati in rete ad alta velocità che permetteranno di realizzare quelle availability zone che significano trasformare i livelli di affidabilità e robustezza della nostra offerta su questa tecnologia, quindi stiamo interpretando la tecnologia e modellandola verso un servizio, perché il nostro cliente di riferimento è un cliente che porta le sue applicazioni business critical, quindi non si gioca su questa tecnologia, le nostre infrastrutture sono pensate per chi vuole portare il business su questa tecnologia, quindi accompagneremo. Ed è questo l'ultimo elemento delle frasi che stiamo raccontando, non è soltanto una modalità di acquisizione delle risorse, che è già un vantaggio, vi ricordo, risorse scratched, risorse che voi costruite, i nostri clienti costruiranno i modelli di servizio, ma avere a complemento dell'elemento tecnologico una struttura a valore che significa la capacità di gestione, di servizio e di costruire modelli di business innovativi. Questo è quello che completa un elemento tecnologico, puramente tecnologico. Poi Michelangelo lo spiegherà in maniera più dettagliata.
la tecnologia la stiamo portando nei nostri modelli architetturali, nei modelli architetturali che siamo abituati a portare verso la clientela di business, clientela che si aspetta affidabilità, disponibilità del 99.99. Siamo un carrier, i nostri standard sono carrier grade, e quindi vedete le sfide tecnologiche che insieme a parte che abbiamo affrontato, e credo che con OpenStack e con Red Hat l'abbiamo in qualche maniera raggiunto. L'offerta sarà disponibile nel primo quarter del 2017 e quindi saremo misurati sul campo rispetto alla rispondenza della nostra customer base. Grazie. Allora, Francesco ha citato un termine che è IaaS. Ormai questa terminologia dovrebbe essere nota a tutti, però mi capita ancora di incontrare qualcuno che non ha fatto propriamente amicizia con il cloud. Quindi vorrei tornare rapidamente alle basi per parlarvi, fare una panoramica dei modelli di servizio e dei modelli di erogazione. Come sapete benissimo, nell'IT tradizionale l'IT deve andare a gestire tutto lo stack, dal pezzo di ferro, per non parlare delle facility, fino alle applicazioni. Con le infrastructure as a service, il provider, il cloud provider, si preoccupa della gestione che va dalle facility al ferro e al virtualizzatore. Perciò noi possiamo usufruire di questa infrastruttura che ci viene fornita e costruirci on top le nostre piattaforme. Nel modello platform as a service, invece, si sale ulteriormente. Dobbiamo preoccuparci soltanto delle applicazioni e dei dati gestiti da se stesse. Infine, col modello software as a service, di fatto siamo soltanto dei fruitori di applicazioni che ci ha fornito qualcun altro, perciò non ci preoccupiamo di nessuno degli aspetti più tradizionali. Team, da questo punto di vista, col Self Data Center ha scelto il modello IaaS, ma in realtà stiamo insieme, già pensando, già progettando il passo successivo, quindi la salita verso il platform as a service. Questo per andare a offrire una maggiore varietà ai clienti e poter comporre i propri sistemi, le proprie applicazioni nel modo che è più adatto alle loro esigenze. A prescindere dal modello di servizio scelto, IaaS, PaaS o SaaS, esistono principalmente tre modelli di erogazione. Col cloud pubblico andiamo a fruire di risorse condivise con altri clienti. Risorse di che tipo? Storage, computazionale, networking e così via. Nel modello private invece abbiamo uno scenario diverso. Andiamo ad avere delle risorse dedicate. Per molti esiste il fraintendimento che il private cloud sia qualcosa che installiamo sui nostri data center. Invece no, può essere anche gestito da terze parti. L'importante è che le risorse siano dedicate e non condivise con altri. Team, con Self Data Center, ha approcciato entrambe le modalità, offrendo sia risorse completamente condivise, sia la possibilità di contrattualizzare delle risorse dedicate. Ma ha fatto di più. Ha sposato anche il modello ibrido, dove possiamo avere un mix a nostro piacimento di risorse condivise e risorse private, dedicate. A breve andremo a vedere cosa significa questo. Passiamo dunque a quello che vi diceva Francesco, lo stretched multisite. Che cos'è? Di fatto è un mettere a fattor comune risorse computazionali, storage, networking e quant'altro di uno o più data center, in questo caso ne abbiamo due dell'area milanese, due molto importanti, che vengono messi a fattor comune, sono interconnessi tra di loro con una fibra ad altissime prestazioni, la banda minima garantita è 20 gigabit e abbiamo una latenza di 2 millisecondi, che per una rete geografica insomma è un dato non trascurabile, e di fatto i sistemi che stanno on top a questi data center vedono il tutto come se fosse un unico sito. Quindi non dobbiamo andare a creare le suddivisioni classiche di OpenStack, Sales e Region tra le due aree, ma OpenStack vede tutto come un unico sito. Prima di mostrarvi l'architettura logica devo fare un po' di formazione, se così si può dire. OpenStack, la versione di Red Hat, di fatto divide tutti i sistemi in due macrocategorie. La prima è l'Under Cloud, che include tutti i sistemi di monitoraggio e gestione dell'infrastruttura. Di per sé includerebbe soltanto il Platform Director, che opera da installer anche per i nodi bare metal all'interno dell'infrastruttura. All'interno noi abbiamo aggiunto il satellite per fare subscription management, patch management e così via, gestione dei pacchetti RPM, software distribution, eccetera. E abbiamo aggiunto gli operational tools, sempre di Red Hat, che servono principalmente per fare una gestione centralizzata dei log di piattaforma, che su piattaforme cloud di questo tipo iniziano ad essere un po' complicati da gestire in maniera artigianale. L'overcloud, per differenza, include tutti i sistemi che sottendono
veramente all'erogazione dei servizi cloud. Abbiamo i controller nodes che sono di fatto il cervello dell'infrastruttura, quindi erogano i servizi con l'API, la dashboard web Horizon, e l'identity di Keystone e così via. Abbiamo i compute nodes che possono essere appunto condivisi o privati, che rappresentano invece il cuore dell'infrastruttura perché erogano, eseguono fisicamente le istanze, le virtual machine. Abbiamo poi tutto ciò che riguarda lo storage, gli storage nodes che poi andremo a vedere implementati attraverso Red Hat Ceph. Abbiamo i Rados Gateway che esportano il servizio di object storage e l'arbitrator che serve per garantire l'alta affidabilità dello storage distribuito su più data center. Torniamo quindi alla rappresentazione dei due data center, vediamo se ne è aggiunto un terzo. In questo terzo data center, che è geograficamente distinto dagli altri, abbiamo posto l'arbitrator. L'arbitrator serve per assicurarci che a fronte di un problema di comunicazione tra i due data center principali non si verifichi la classica situazione di split brain del cluster. Perciò praticamente sappiamo sempre qual è il data center che non è in fault e che deve fare il takeover delle risorse. Come vedete, qua sopra abbiamo l'overcloud. Per ogni sistema ho indicato anche il numero minimo di unità con le quali siamo partiti. Come potete vedere, abbiamo da subito una distinzione netta tra i nodi compute condivisi e quelli dedicati. Questi saranno probabilmente quelli che cresceranno maggiormente all'interno dell'infrastruttura. Abbiamo inoltre gli storage nodes basati su Red Hat Ceph. Nell'undercloud abbiamo invece i sistemi quelli di gestione. Come vedete, stanno su un solo data center e non sono ridondati, perché non sono sistemi mission critical ed essendo ospitati da macchine virtuali possono essere molto rapidamente ripristinati, quindi in realtà non rappresentano un problema. Abbiamo dovuto affrontare moltissime sfide durante questo progetto, perché come vi diceva Francesco, Team non è un cliente che tipicamente prende il prodotto out of the box, lo installa all'interno della sua infrastruttura, lo accende e tana libera tutti. Ogni cosa va fatta in maniera molto custom, sia per sfruttare al meglio le risorse, le enormi risorse messe a disposizione da Telecom, da Team, non mi abituerò mai a questo cambiamento, e anche per fare in modo di offrire la massima flessibilità ai propri clienti. Abbiamo detto che i clienti possono scegliere tra risorse condivise e dedicate. A parole questa cosa è facilissima, nei fatti è un po' più complicato. Come fare per andare a distinguere ciò che è dedicato da ciò che è condiviso? Ripartiamo dalla solita infrastruttura dei due data center. Abbiamo visto che, in quanto stretched multisite, non c'è una distinzione tra sales e region. Abbiamo comunque applicato le availability zone, una per ogni data center, per evitare un'eccessiva fluttuazione delle macchine tra un data center e l'altro. Perché vedo che abbiamo capacità incredibili dal punto di vista del networking, ma non ha senso sprecarle. All'interno abbiamo utilizzato degli host aggregate. Che cosa sono gli host aggregate? Sono dei raggruppamenti logici di installazioni Nova, di installazioni compute, che hanno delle caratteristiche in comune tipicamente. Possono essere le classi di CPU, possono essere la velocità dei dischi, o in questo caso un tag. Un tag che dice condiviso oppure cliente XYZ. Quindi abbiamo degli host aggregate specifici per le aree condivise e degli host aggregate dedicati ai clienti. In questo modo il cliente può sempre andare a stabilire su quale host aggregate fa girare le proprie istanze. Questo è un po' astratto, vediamo effettivamente come funziona l'onboarding di un nuovo cliente. Abbiamo il nostro bravo cliente che, ad esempio, attraverso un self-service portal contrattualizza la nuova risorsa dedicata. Cosa succede? Che al platform director viene dato il MAC address di quella macchina. Questo MAC address tipicamente è riferito a una macchina bare metal, vergine, pronta all'uso, quindi raccata e alimentata. Viene fatta una scansione delle risorse, viene identificata questa macchina come un effettivo nodo compute e viene effettuato un PXE boot. Quindi la macchina viene installata da remoto e quando è pronta all'uso viene creato un host aggregate, a meno che ce ne siano già disponibili per il cliente, viene infilata lì dentro, vengono creati i flavor associati all'host aggregate per far sì che il cliente, quando fa partire un'istanza, indichi il flavor associato all'host aggregate dedicato anziché a quello condiviso. E successivamente, se non è già presente, viene creato un tenant. A quel punto il cliente riceve le sue brave credenziali e attraverso le API fornite nativamente da OpenStack e attraverso la web dashboard Horizon può andare a utilizzare il servizio, creare le proprie infrastrutture. Anche dal punto di vista networking è stato fatto un lavoro micidiale per integrare le network function virtualization di Red Hat,
OpenStack, e tutto ciò che è la mega infrastruttura di Team in termini di networking. I clienti ad oggi hanno grande flessibilità nello scegliere diverse cose. Ad esempio, possono scegliere di usufruire di un accesso internet condiviso e, quando una delle proprie macchine ha bisogno di un IP, lo stacca da un pool condiviso e lo utilizza. Al momento della chiusura, dello spegnimento di questa macchina, l'IP ritorna all'interno del pool e può essere utilizzato da qualunque altro cliente. A differenza di questo, possiamo avere un'istanza firewall dedicata dove anche l'arco di numerazione è privato. Perciò il cliente usa degli IP che sono suoi e, quando vengono rilasciati, ritornano al pool, ma sempre suoi sono, domani non apparterranno a qualcun altro. Quindi sicuramente non andremo, ad esempio, a trovarci in situazioni complicate dal punto di vista del tracciamento, dell'anti-spam, eccetera, eccetera, in base al tipo di applicazione che girerà lì sopra. Possiamo anche avere un cliente col classico accesso MPLS, di cui Team è uno degli spacciatori principali in Italia, dove il cliente vuole mantenere le sue esigenze in termini di larghezza di banda, di latenza, di archi di numerazione, eccetera, eccetera. In questo caso possiamo anche avere il primo mix di funzionalità, avere parte dei sistemi che parlano direttamente su un accesso internet condiviso o dedicato e avere un accesso MPLS per l'accesso diretto da intranet aziendale, se così si può dire. Stessa cosa, un'ennesima combinazione, anziché l'accesso internet condiviso, un accesso internet privato. Infine, lo storage. Anche in questo caso abbiamo dovuto lanciare un po' il cuore oltre l'ostacolo per sfruttare ciò che Team aveva già nei propri data center e per alzare ulteriormente il tiro nello stack cloud. Ritorniamo sempre ai classici due data center, dove vedete abbiamo degli hypervisor dedicati, hypervisor condivisi. Il servizio di block storage è offerto in vari modi, sia attraverso le storage array network con gli storage array EMC tradizionali a disposizione di Team, che con RedXF, un software defined storage distribuito che, oltre a offrire servizio di block storage, cioè volumi persistenti che possono essere montati sulle istanze e dove le applicazioni possono salvare i propri dati, offre anche i servizi di object storage per l'archiviazione e il recupero dei file sotto forma di oggetti attraverso delle API, e il servizio di ephemeral storage per i dischi di boot di queste macchine, e infine l'image storage, dove andremo a salvare tutte le immagini che vengono utilizzate come primo setup delle macchine virtuali, che in realtà vanno chiamate instance nella nomenclatura OpenStack. Francesco. Essenzialmente, di fatto, non stiamo facendo altro che completare quello che diceva Michelangelo. Come avete visto, lo sforzo è stato quello di dare la flessibilità dell'OpenStack, dell'open source di Red Hat, con l'esperienza che ha Team per quanto riguarda la gestione dei clienti che necessariamente si aspettano di avere un'infrastruttura resiliente che serve anche per salvaguardare i propri investimenti in termini di applicazioni. Quindi, se un cliente vuole affrontare il viaggio verso OpenStack, ma aspettando sulla stessa mimica, la stessa affidabilità delle infrastrutture carrier grade che normalmente ha nei prossimi provider della sette, o si aspettano il proprio service provider, come vedete il mix di servizi, il mix di tecnologie è in grado di soddisfare tutte le esigenze. L'elemento innovativo è quel DC3, DC4, soprattutto il DC4, che significa per Team un grosso investimento. Team ha realizzato il primo data center Tier 4 build di circa 4.000 metri quadrati nell'area romana. Quindi abbiamo un data center che è in grado di ospitare clienti estremamente esigenti in termini di robustezza delle facility. Vi ripeto, 4.000 metri quadrati di data center Tier 4 significano decine di milioni di euro di investimento. È un data center destinato al mercato per il 90%, quindi è un data center destinato a chi vuole affidare a un livello di esigenza altissima per quanto riguarda la robustezza delle infrastrutture che vanno dalla connettività alle facility, alle infrastrutture informatiche, ai servizi che poi supportano in termini di service management tali l'application e il business di fatto del cliente. Vai.
Come vi abbiamo detto entrambi, quello che stiamo facendo in realtà è l'inizio di un percorso, molto più lungo. Basandoci sull'infrastruttura, la mega infrastruttura di Team, abbiamo iniziato a creare qualcosa. Siamo partiti dal software defined storage, che grazie a Ceph ci ha abilitato anche a creare questo stretched multisite di qui sopra. Con Red Hat Enterprise OpenStack Platform, che ricordiamo è basata su RHEL, abbiamo abilitato il servizio ai clienti di Team a realizzare le proprie infrastrutture su piattaforma OpenStack. Con l'integrazione di OpenShift andremo a fare un ulteriore salto nello stack applicativo, quindi abiliteremo i clienti a deployare le proprie applicazioni, i propri microservizi sotto forma di container Docker, che ormai sono diventati all'ordine del giorno in molte aziende, e successivamente andremo a ragionare su come far evolvere ulteriormente le piattaforme di gestione. Ad oggi abbiamo già integrato il Red Hat Satellite all'interno dell'Undercloud per semplificarci tutta una serie di aspetti, semplificare a noi nella fase di deployment e di manutenzione, a Team nella fase di gestione della piattaforma. Quello che andrà fatto in futuro probabilmente è aggiungere un Cloud Management Platform. Io qua ho citato Red Hat Cloud Forms, che è un oggetto particolarmente interessante che vi invito a conoscere anche con noi se volete, però non è automatico e sarà quello, noi ce lo auguriamo assolutamente. Quindi, come vedete, OpenStack è solo un inizio, siamo all'inizio di un percorso piuttosto articolato che spingerà noi a superare dei limiti anche della tecnologia fornita out of the box e spingerà i clienti di Team a alzare sempre di più il tiro da un IT tradizionale a un qualcosa sempre più cloud oriented. Io vi ringrazio, grazie a tutti e buon proseguimento.